servire l'uomo. Perché deve servire? Anch'io l'uomo? Sono d'accordo, la donna non deve servire l'uomo. Mi dai i biscotti? Dove sono? Lì sul tavolo. Ma perché te li devo prendere io? Non ho capito. Non so. Puoi muoverti tu, no. No, io non mi posso muovere. No, e chissà perché. Devo leggere? Senti, Raimondo. Raimondo, io sono femminile? Femminista, non femminile. È un'altra cosa. Perché? Tu non sei femminile, ma puoi essere femminista. Tu parli sempre complicato. A proposito, già che sei a letto, mi vai a prendere il latte? Ma senti che razza di logica, di ragionamento. Già che sei a letto, mi vai a prendere il latte. Cosa vuol dire? Vuol dire che ti sei riposato e ti puoi alzare a prendermi il latte. E dov'è il latte? È in bagno, nel bicchiere. L'ho dimenticato lì quando mi sono lavati i denti. Sì, va bene, è in bagno, nel bicchiere. Raimondo, però le donne hanno ragione, scusa. Ma perché devono stare al servizio degli uomini? Perché devono stare al servizio degli uomini? Già, perché devono stare al servizio degli uomini le donne, Perché? Ecco il latte. Mettilo per terra. Ma come per terra? Perché? Perché per il gatto? Mi è venuto in mente quando hai parlato delle bestie. Vabbè. Serve nient'altro per la notte? Cioccolatini, noccioline, caramelle, no? No, per adesso no, riposati che poi magari mi viene in mente. Leggi. Raimondo? Mamma mia, cosa c'è? Che cosa sono i mass media? Mass media. Media. Beh, si scrive mass media, ma sì. Si pronuncia mass media. È inglese. Sono i mezzi di comunicazione. Ah, ho capito. I train, i piroscafei, gli aeroplani. Ma cosa stai dicendo? Dico i nomi di comunicazione in inglese, Ma quali treni? No, i mezzi di comunicazione di massa, i mezzi di informazione, i giornali, la radio, la televisione, il cinema.